12 persone sono finite in manette a Milano per spaccio di droga. Tra loro tre tecnici di Mediaset che rifornivano di hashish e cocaina anche alcuni colleghi all'interno dell'azienda. Estranea però ai fatti. Altri arresti a Brescia in un'operazione antidroga dei carabinieri del ROS. Vediamo. I carabinieri del ROS hanno intercettato il carico nell'area portuale di Genova in un container spedito dall'Honduras 129 kg di cocaina, tasso di purezza vicino al 90%, panetti da 240 grammi l'uno nascosti nelle sagome in alluminio di lampade da strada. Il container era destinato ad un'azienda di Lecco con una ragione sociale compatibile con il materiale dichiarato e nel triangolo Colombia-Brescia-Lecco si sono svolte le indagini dei ROS coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia, partendo nel 2003 da un episodio di spaccio e ricostruendo negli anni il telaio di un'organizzazione che aveva fatto di Brescia un gigantesco crocevia di traffici di cocaina. Il GUP di Milano ha condannato ieri con rito abbreviato a 8 anni di carcere e 120.000 euro di multa Ramirez della Rosa, il compagno di Maristel Polanco, una delle presunte protagoniste delle serate di Arcore a casa del Premier. L'accusa è detenzione e spaccio di stupefacenti. L'imputato, arrestato in flagranza dagli uomini del Goa mentre cedeva 100 grammi di stupefacente a un'altra persona, che ieri ha patteggiato la pena a 3 anni e 4 mesi, è stato trovato in possesso di 12 kg di droga nascosti in un box dell'Olgettina. Della Rosa aveva spiegato che l'automobile su cui viaggiava quel giorno gli era stata prestata dalla Polanco, alla quale, stando a quanto emerge dalle carte inviate dai magistrati del caso Rubbi a Roma, era stata affidata dalla consigliera regionale Nicole Minetti. La procura di Palermo ha avviato accertamenti sulle dichiarazioni di Perla Genovesi, 32 anni, la parmigiana arrestata quest'estate con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. La donna avrebbe riferito agli inquirenti siciliani di una 28enne ex cubista, ex ragazza immagine ed escort, che le avrebbe confidato di aver preso parte a diverse feste a base di sesso e droga, ad alcune delle quali sarebbe stato presente anche il premier Silvio Berlusconi. La Genovesi ha detto di aver presentato lei la escort a Renato Brunetta nel 2006. La 28enne aveva un problema personale collegato all'affidamento del figlio di pochi anni. Dopo aver conosciuto l'attuale ministro della funzione pubblica, avrebbe approfondito i propri contatti con altri politici, venendo invitata ed entrando così in quello che la 32enne parmigiana ha definito agli inquirenti il giro delle feste del presidente. I magistrati lo hanno prima indagato per corruzione, per storie di tangenti e appalti nella sanità pugliese, poi, intercettando le sue conversazioni, la rivelazione di un presunto giro di escort portate a casa di Silvio Berlusconi. Accusato di sfruttamento della prostituzione, nell'interrogatorio del luglio scorso Tarantini racconta di 18 feste e fa i nomi di 30 ragazze portate a Palazzo Grazioli e Villa Certosa. Alcune di queste donne vengono ascoltate proprio in questi giorni dagli inquirenti come persone informate sui fatti. Ieri l'ultima accusa, detenzione a fini di spaccio di cocaina.